Io ho avuto la fortuna di circondarmi, sapendo che c'eravamo noi due e che siamo attori di farsa, ho cercato invece di prendere degli attori a tutto tondo, degli attori di prosa, degli attori bravi, e quindi Maurizio Casagrande è stato il primo ad essere chiamato da me, dalla produzione. Lunetta Severino, che è un'altra locomotiva. È una commedia definita all'americana perché c'è la luminosità, la vivacità della commedia americana, ma c'è un risvolto sociale straordinariamente importante. Sì, è un pochino diverso. Noi chiaramente siamo due comici, quindi abbiamo messo dentro anche delle battute, delle situazioni comiche divertenti, perché sennò avremmo deluso i nostri fans. Però c'è una storia a tutto tondo, quindi ci sono dei buoni sentimenti, c'è la tenerezza, c'è la malinconia, c'è un rapporto padre e figlio, c'è un rapporto di amicizia che ci lega e ci aiuta a risolvere i nostri problemi. Insomma, è un film diverso che, secondo me, da quello che ho visto l'altra sera in sala, è stato gradito dal pubblico. Quindi se noi ci fossimo ripresentati, Bol di Dio, con la solita storia, che oggi non potremmo più interpretare, perché io ho sempre fatto il puttaniere con le amanti, le mogli. Oggi, adesso, alla mia età, che faccio? Che mi sepiglia? E quindi faccio un personaggio, capito, di un sessantenne che si ritrova per strada perché viene licenziato. È un uomo alla mia età, oggi in Italia è come un neolaureato, non lavora. Purtroppo questa è una situazione tragica, e quindi per disperazione si inventa di fare la badante a un vecchio rincoglionito come Boldi, che ci casca e si innamora. Allora, Maurizio Casagrande, Amici come prima, un'avventura straordinaria, una commedia all'americana in mezzo a due giganti che tornano insieme dopo 13 anni. È il motivo per cui ci sono, no? Mi piaceva troppo, era succosa l'idea di essere in un progetto che sicuramente incontrerà l'amore incondizionato della massa di gente che ama questa coppia. I due attori sono amatissimi, va bene, ma la quantità di persone che mi dicevano come sarebbe bello rivedere, quando ho detto sai forse faccio il film, finalmente, quindi mi piaceva l'idea di esserci. 13 anni di interruzione, però c'è un'alchimia, rientrate in scena insieme e cominciate a recitare? Dunque, innanzitutto non sono 13 anni di interruzione. Sono 13 anni che sono passati e sono volati, questi 13 anni, inconsapevolmente, senza rendersene conto. E la cosa straordinaria è che non solamente noi non ce ne siamo resi conto, ma nemmeno il pubblico, perché essere tornati sugli schermi dopo così tanto tempo dovrebbe essere una cosa che dice ma ancora, no, invece è completamente il contrario, era proprio un qualcosa che il pubblico voleva e che a tutte e due, prima con i giornali, poi sono arrivati i telefonini, sono arrivati i social, sono arrivati perciò questa cosa ha montato talmente tanto, ha montato, tanto noi lavoravamo comunque ugualmente, io facevo i miei film, lui faceva i suoi film. E poi l'anno scorso è capitata la magia, chiamiamola. E Cristian mi ha proposto questa storia e ha detto se non lo facciamo adesso non lo facciamo più. E perciò io ho detto ma sicuramente sì, e l'abbiamo fatta. E quello che è straordinario, che è quello che io continuo a dire, è proprio l'evento, e l'evento è stato dato già ieri sera con uno straordinario incasso, che il pubblico, e con le prenotazioni addirittura, ci sono i cinema e multisale che hanno prenotato addirittura Natale e Santo Stefano, perché hanno paura di non trovare il posto. Cioè è un evento veramente unico, un avvenimento che deve fare riflettere non solamente il pubblico, ma soprattutto noi, perché dobbiamo riuscire a capire, è quello che io voglio capire, come quando me ne andai nel 2005, riuscire a capire se è stato un errore dividersi o non è stato un errore.